E riapri, rieccoci qui. Siamo ritornati. Oh, allora, continua. Ma questo ragazzino è lei? Non è Stitch. Maldestro. Allora Olaf? Olaf? Chi potrebbe essere? Un po' stupidotto Olaf? Oppure anche Willy lì, come si chiama? Il robottino. Maldestro, personaggio maldestro. Io penso a uno un po' stupido. Magari non è che il pass è legato a Mulan. E quindi magari tipo il drago. Ho preso un cazzo di premio. Ma porca miseria. Ma che è? Avevo fatto una bella foto. Quando faccio le foto belle mi danno sempre un cazzo di niente. Vabbè. 154, ci faccio un sacco con questi 154. Perché c'è doppia lettera? C'è altro? Ma porca miseria. Quindi prova Olaf. Intanto rispondo un attimo al telefono. Pronto? Sì, ti apro. Sì, sono tutte uguali le missioni. Le missioni sono tutte uguali. Secondo, arrivo che sistemare un attimo qua, sennò qua in cecchino mi si siede terra. Non ho pensato io. Ok, ritorniamoci qui. Neanche Olaf. Allora prova il robottino lì. Personaggio maldestro. Potrebbe essere anche Mushu per dire, ma non lo so se poi è calcolato per il pass. Ma dove sta? Ah, aspetta un attimo, apri la porta. Il ghiaccio oggi questo qua, però poi tanto così. Fammelo toccare. Fammi vedere la luce, non andare a prendere a niente. Arrivo Tiffany, un secondo. Adesso va bene qualcuno? No, devi farlo vedere lo specchio.
perché poi se lo fai vedere, il braccio devi farlo vedere, Petunia. Non puoi sapere cosa c'è dentro. Non puoi sapere cosa c'è dentro. Sì, vai a farlo vedere. Magari guarisci qua, magari. Domani mattina vado in cantiere, se riesco a sollevare bene, però prendo me la cazzo, devo fuori. Poi chiamo il capo e glielo dico. Se stai per 3 giorni mi vado in infortunio, avete rotto i coglioni adesso. Ale, mettimi il braccio qua dentro, se non riesco neanche a aprire. Mi fa male Dove lo tutto. metti? La mia tengo ce l'ho qui, fa male il cane, puttana, L'acqua col bicchiere o bevi con la cannula? L'ho appena tirata fuori. ma secondo me ti ghiaccio come il Non ci hai pigiama. messo niente Ci ha sopra. messo il ghiaccio sintetico il giovane. Però non potevo lavorare perché picchia. Se no c'è anche un altro modo, due modi ci sono. Ma sto giocando il gioco quello lì che hai comprato con la No, adesso c'è No, l'aggiornamento chiudo. di Mulan, Quali vedi? modi sono? Aspetta. Quali modi L'aggiornamento. sono? No, no. Che modo è? Il modo c'è usare la Sì, cremina solita, farmi che quella che merda. piace a te, che non si può dire in live. Sperma, No, si può ovvero. dire. Non è una No, sigaretta. comunque era quell'altra, quella che Quanti sigaretti bevi. pacchetti hai? Tiene. A uno e due. È una sigaretta che vado a prendere Quella che sigarette. bevi. Però la puoi usare anche come pomata. Lascia stare. Oppure andiamo giù in garage. Per il martello. No, c'è la sega, un Lascia stare. seghetto. Dai, se mi fate così che mi fa male. Tagliamo metà e poi la appiccichiamo. Eccomi, scusate l'interruzione. Poi mi interromperò ancora di nuovo. Beh, comunque andiamo avanti con Mulan. Niente, Olaf, qui ne lo trovi? Sì, ti faccio sapere. Allora, dai. Beh, fai le altre missioni intanto. Oh, che sorpresa. Non mi aspettavo che ci fosse qualcun altro qui. Ma Muscio mi assicura che sei una recluta in ritardo e non una spia. Sono certa che sia una conclusione a cui è saltato. Comunque ti do il benvenuto al nostro campo di addestramento e grazie per la colazione, sembra buonissima. Ora abbiamo molto lavoro da fare, spero che tu sia pronta. Sono Ok. pronta! Ottimo, l'entusiasmo è sempre ben accetto. Abbiamo delle cose importanti da portare a termine, il tuo addestramento e assicurarci che le nostre difese siano pronte a qualsiasi eventualità. Muscio è incaricato di rinforzare le nostre difese. Io ti farò da guida per l'addestramento. Puoi iniziare aiutando Mushu mentre io faccio colazione. Sarà pronta a iniziare tra un attimo. È sempre bello parlare. Ok, reclutiamo Mushu. Dov'è? Dove scappi? Ok. Però, cioè, l'ambientazione mi piace. Questa ambientazione è comunque l'ideale da mettere di là nella zona nuova. Sperando che questi oggetti escano tutti, quindi diciamo che farò un copia e incolla di questo. Sei di fronte a una D'accordo, leggenda! d'accordo, devo trovare Lo un sai posto dove? però, cioè capire in tutta quella zona dove mettermi. D'accordo, lascerò stare la storia di Sergente Mushi, così potremo semplicemente parlare. Poi ovviamente ci sarà la casa, quindi poi si vedrà. Perché lascia che te lo dica, Lilith? Abbiamo molto da fare. Dobbiamo escogitare un sistema di difesa che faccia venire la voglia di girare e tacchilarsi la gamba e qualsiasi invasore voglia attaccare la Cina. Hai un'idea di quello che vuoi fare? Io no, vedi, io sono un tipo guardiano personale, che guardiano in tutta la Cina. Voglio qualcosa che incuta il terrore nella mente di qualsiasi invasore e la fierezza nel cuore di ogni difensore, qualcosa di molto impressionante. Anch'io.
Ma li lasciano un po' di più per chi deve ancora finirlo. Qualcosa sempre lasciano, anche quando c'è il Natale, così da mettere da parte. Puoi lasciarli, li lascio lì di solito, non li raccolgo. Perché tanto poi rispawnano, quindi è inutile. Perché non eserciti stato di draghi con te come modello? Certo, è ovvio, ma non c'è bisogno di incensarmi. Lasciami riflettere. Ti esercito di draghi è perfetto e non sarà così difficile. Possiamo trovare tutto quello che ci serve proprio qui. Della legna da ardere come combustibile e un po' di fango del campo di secchi d'acqua per creare le statue dei draghi. Inoltre ho visto degli armarillis rossi e dei crisantemi che sarebbero perfetti per le tinte. Peccato che Questo è quei dra davvero troppo. draghi non sputeranno fuoco come me. Se credo di poter fare qualcosa al riguardo, davvero, sarebbe fantastico, incredibile, epico. Aspetta, come farai? Diciamo solo che ha un tocco magico e una cosa chiamata frammenti di sogno. Dovrai solo spuntare fuoco dalle statue una volta che saranno terminate. E guarda che hai ricordato tutto sotto controllo, sono impressionato. Per quanto tempo bisogna che resti in posa per immortalare le mie sembianze? 3-5 ore? Solo un paio di secondi. Cosa? Ti scatterò una foto, muscio e una macchinetta che fa i ritratti istantanei, ti mostrerò. Ma Ricorda, non perdiamoci di vista. nella schermata c'è anche un altro ragazzino, ma quello non è Mulan, perché nel trailer che ho visto su Facebook, che ho postato sulla mia pagina Facebook, c'è lei e c'è anche lui, ma sono separati. Non lo so. Allora, fungo, dobbiamo raccogliere tutto quello che c'è. Questo prima non c'era. Ma questo qua adesso si può? Sì, ah, bene. Allora prendiamo tutto. Non c'è più niente. Facciamo zona per zona. Ah, il fango è nuovo, quindi si ha da costruire qualcos'altro con questo fango. Mi sa che dovremmo venire qui a raccoglierlo. Se c'è da fare qualche oggetto particolare. In questa zona. Se non fanno delle. Poi magari quando andiamo di là ci sono delle pozze nuove. Vedremo. Quindi qui andiamo poi. 3 di 10. Carino è però questa cosa di Mulan. Anche l'arredamento che hanno fatto carino. È sempre carino questo gioco. Ok, quanti ce ne mancano? Due parecchi. Ma se io faccio tipo... Ah, non si può, mi sa. No, non si può. Proprio no. Mi sa che questa è la volta dopo. Ma questo... Vediamo. Mi sa che la volta prossima si potrà fare questo. Dove stanno tutti questi fiori? Ok, ma basteranno tutte queste pozze? O devo farmi un altro giro prossimamente?
Aspetta, ci siamo quasi, eh. Non vedo più fiori. Ok, un secchiello è qui, me ne manca un altro. Dove cavolo sarà? Ho fatto caso al secchiello. Mi manca solo un secchiello. Boh, devo cercarlo. Forse l'ho visto, è là. L'ho visto, l'ho visto. Abbiamo tutto, dobbiamo fare solo la foto. Scatta una foto a Mushu. Sì, va bene, tanto per questa. Cerca le statue di draghi da cuocere. Oh mio Dio. Statue. Ah, crea, no? Crea. Ma quante? 20. Ma adesso l'ho perso. Quindi potrei fare anche un altro pezzo di recinzione. 20, ma riesco a farne 20? Sì. Uno. Torna da Mushu. Sei di fronte a una leggenda. Quelle statue di draghi sono fenomenali. Hai un grande talento artistico. Sei troppo gentile. Oh, sì. Te lo meriti, hai fatto un lavoro molto impressionante. È solo che sembreranno ancora più feroci dopo che saranno stati cotti. Sì. Devi solo mettere le sotte di draghi e cuocere la linea d'ardere nella fornace e poi io la accenderò. Ricorda, non perdiamoci di fornace. Vista. Ok. Guarda, prima che mi si bacca di nuovo. Allora, questo. E questo. Bene, la fornace è pronta. Le sotte di draghi e la linea d'ardere sono all'interno. Siamo pronti? Oh yeah. Grazie per l'aiuto, Lilith. Ora è il momento di fare fuoco. No, sul serio, ora aspetterò del fuoco e stai indietro. Ma perché non ci fanno vedere le animazioni? Sta diventando calduccio e confortevole, ora non ci resta che aspettare. Non vedo l'ora di ammirare il risultato finale. Oh, anch'io. Ma ci vorrà un po'. Perché non vai da Mulan a completare il tuo addestramento? Mentre i draghi cuociono? Quanto tempo! Ok, andiamo da Mulan. Aspetta che le quattro infornate di statue di draghi cuociano completo l'estramento di Mulan. Ok. Ciao Mulan. Mulan o Mulan? Mi sembri pronta a iniziare l'allenamento. Che dici? Che ne dici? Mulan? Mulan? Quella c'è sulla A? No. Mi sembri pronta a iniziare l'allenamento. Che ne dici? Non vedo l'ora di cominciare. Questo è lo spirito giusto. Ora voglio che tu completi tre esercizi. Pescare, spaccare i mattoni e orientarsi. Come mi aiuteranno nella difesa? Beh, pescando molto pesce, imparerai le virtù della pazienza e della precisione. Inoltre pescare ci fornirà del cibo. Spaccare i mattoni fa aumentare la forza dell'orientamento, mentre la prova fa resistere. Voglio anche vedere come te la cavi con la strategia, quindi puoi completare qualsiasi sfida in qualsiasi ordine. Torna da me quando avrai finito. Arrivederci. Ok, quindi c'è da aspettare. Quindi adesso iniziamo. Quante missioni! Dobbiamo prima fare le missioni sue. Ok, iniziamo con questa. Vai a pesca per allenarmi. Non ho bisogno di una pozione. Spacca mattoni. Ma c'è qualcos'altro, Mula?
La presenza non era certamente la mia preferita, l'inizio non è mai importante. Come difensore a volte dobbiamo percorrere lunghe distanze e con un grosso carico sulle spalle. Dobbiamo anche sapere come distraggiarci nell'ambiente che ci circonda, in caso ci trovassimo separati di gruppo. Sembra emozionante. Okay. Può esserlo, ma io non lascio il nuovo recluto vagabondare nella natura selvaggia, sarebbe pericoloso. Quindi io e Mushu abbiamo progettato qualcosa che metta alla prova la resistenza e l'orientamento restando nel campo. Seguimi, non è lontano. Rivediamoci presto! Ma io volevo fare... Va bene, apriamo. Ti do il benvenuto nel labirinto di addestramento. Prima che inizi devo darti qualcosa. Tieni. Cos'è? Sono dei pesi di allenamento. Pesano all'incirca come il carico che trasporterai quando marci. Spero che non ti aspettassi di addentrarti nel labirinto senza trasportare nulla. Sarebbe stato fin troppo facile. La tua sfida mi fa ridere. Non essere troppo sicuro di te, gli potrebbe costarti cara. Prendi i pesi, apri la porta e vieni a parlare con me. Ti spiegherò il resto dell'obiettivo per questo esercizio. Arrivederci. Ma io prima farei la pesca, però, scusa. Pesca del salmone nel regno di Mulan. Vai. Saranno delle pozze in giro, immagino. Eccole qua. Perché prima ho dato queste missioni qua, quindi conviene che prima faccio queste. Tra l'altro non mi sono portato niente il cibo neanche dietro. Beh, posso mangiare i salmoni. Qua la canzone, non c'è neanche fatto caso. È bella sta canzone di Elfino, quando cantano i guerrieri in coro, se non sbaglio. Però a me piace anche quella che cantava Sirio. Mi sembra che si chiama Nesson, una cosa del genere. Cos'è quel bastone? Cos'altro la pistola? Un attimo che sto pescando, adesso arrivo ad aprirti. Ok, arrivo. Poi altre pozze. Magari c'è un altro tronchetto che non so cosa sia. Ma se sto nell'aria, non posso lasciare qui un banco, ma non è che devo dire un po' male.
Dai, aspettami. Sì, fammi un favore. Questo lo porto via io. Pacchetto, te lo apro. Fa due pacchetti di utilità. Due me lo metto nella borsa, ma per favore. Sono paziente. Ma c'è telefoni? Sì, ma in live, forse sto guardando, non è riposto. Ma senti, lo stesso, Petunia. Oh, questo qua lo prendo io, tanto non lì c'è un pacchetto più, non ho capito? Apri a pizza, Mia madonna, sempre piccoli pezzi. Cazzo me ne frega, tanto proprio la cassa io, mi sbaglio coglione. È calda, eh? Dentro, tutta molla. Non vuoi una crema da mettere? No, adesso no, devo mettere il ghiaccio poi, Ale. Ne vuoi mettere il ghiaccio nel mentre? Dammi un po' di ghiaccio, ancora la casa. Mica non sto male, eh. Pigliati una tanto voglio oggi, che se io, per favore. Se no, se non ce l'hai, vado a casa, tanto devo andare a casa, sono già stanco morto. Eh? Non ce l'hai? No, fa niente, prendi tutto vagliolo, lascia. No, no, che surgelato, poi vado a casa, c'ho la madonna che male che mi fa, sto impazzendo. Sono surgelato. Ti vuoi sedere qua per mettere la pizza? No, io sto anche in piedi. Ma io un pezzettino alla frusta voglio. Ma piglia tu un po' un coso, piglia tu un coso, anche ci sono due pezzi. No, oh, agli scotto. Oh. Prendi di questo. Perché è molle. Niente. No, chiedi qua, che io mi fumo la sigaretta. Non bello la molla. Prendi, chiedi qui, dai. Mamma mia, che c'è il bacio, non ho fatto più. Mettici l'acqua sopra. Mettici l'acqua, tutto il giorno che sono l'acqua e ghiaccio. Mettila sotto l'acqua. No, adesso mi sotto l'acqua gelata. Poi vado a casa e metto il ghiaccio per mettere l'arne. Mettiamo due minuti che si raffredda perché è impossibile mangiarla. Sì, ascolta troppo. No, devo fare il giro. Ma io lo vedevo la mattina, non è mattina, quando entro in cantiere faccio per esempio. Io non posso lavorare, non lo lascio. Ma loro lo sanno. Cosa? Mi fa male lì sul lavoro, lo sanno. Che li danno? Che cazzo che gli danno? Vai in futuro. Sopra se, ma no, ma nessuno. Se la ghiaccio, poi le tante ghiaccio, pomato, come il vaglio sbattivo, perché tutta giorno tre ghiaccio, quindi ne si mette a posto. Ma quello pescare. Ma quello devo pescare. Avevo visto delle trovate che pescava. Devo pescare i salmoni. Me ne mancano due. All'una e mezza sono caduto, L'una e mezza. All'una e mezza. E sa tutto il gioco lì il dolore. E non ti hanno ancora da nessuna parte. Te ne sbattono i coglioni, non si può fare il coglione. Te ne sbattono i coglioni. Se ti tagli magari sì. Devo rompere tutto per fare. Il gioco da quando voglio guarda. Ale, guarda. E come fatto che faccio il gioco, non è che vengo sul cantiere voglio farmi male cadere, succede, eh. Ci ho fatto lì, con quel tappetino. Lo vado a pagare comunque, ti dico. Perché sei donna e non vedo. No, tra l'altro era sul ponteggio. Ma voi stai andando, anch'io sto andando, meno male che non picchiavo. Se picchiavo un muso, ho messo il braccio, col peso sono andato sopra, e ho fatto un bidone. Ma sai che male, all'inizio. Poi ho messo il ghiaccio, faccio ancora più male. Adesso non fa più male, però... Ma io ho detto, poi ho detto, io su tutto il giorno così, ho capito, cioè, ma io come faccio a lavorare, impastare la roba? Come fai? Impastato lo stesso. Non puoi mica, devi dare la manina. Ma io uso la scopa, che manco la scopa posso usare, solo col destro, con la sinistra come cazzo faccio? Sì, ciao, buonanotte.
in quanto pesce, congratulazioni, grazie a te, mi sono appiccato un po'. In effetti potresti aggiungere il pesce al pentolone di zuppa del campo, sarà un'ottima aggiunta al brodo. Arrivederci. Metti il pesce nel pentolone. Mi passi il cellulare qui, per favore, il mio. Cellulare qua, non passi. L'ho messo nel pentolone. Forse perché ne manca uno? Non riesco a lasciarlo così, ma non è che... Aspetta, forse perché ne manca uno. Dica la scarpa e ce la faccio adesso. Facciamo andare a prendere un salmone da qualche parte. Adesso voglio vedere la mano stasera che imbobbia. Metti un cellophane sulla mano. No, mi devo lavare lo stesso. Vabbè, ma tanto la mano, cioè... Ma la parte è dura, eh. Cazzo, che vita di merda, che non facciamo un cazzo. Perché se non hai, c'è... Magno. Andare a prendere il salmone. Mi basta. Andiamo a prendere il salmone nella città. Che dolore che c'è. Non faccio uscire da qui. Perché l'ho mangiato. Eh no, anch'io ho avuto il braccio rotto a Petunia. Ma non lo sai, l'ustruzione. No, ma c'è stata la botta, poi passa tutto. Ma se non lo muovi. Ma la mano, le dita le muovo, vedi? Se me ne accorgevo subito che era rotto, guarda. Se era rotto, dietro le dita muovevi. Beh, se è rotto sì. Vabbè. Però ho messo con ghiaccio lì, boh. Questa volta era un po' scortato. Ma quando sono caduto, proprio era dal male che avevo, guarda. Impazzivo. Devo andare a casa a fare un po' di fish drill, metterlo nel ghiaccio, ti passa subito, disinfetta. Anche? E scherzi, devi. Io non scherzo. Io ce la piango. Ok, ne prendo 10 per sicurezza. È bello avere tanti amici qui. Ma se mi fa male domani mica devi andare. Se ti fa male mica vai domani. Devo vedere. Se mi fa male chiamo il giorno di quelle che io nel lunedì devo te qua. Non è per due giornate, non è per più interessa. Non
Però non lo fa neanche rompere molto, che si spacca tutta. Poi spacca i mattoni. Sono questi. Non sei netto. Comincio a picchiare dal dolore adesso. Io lo sento che qui. Ma pulisciti, no? Ma è male, si appiccica tutto. Mi c'è anche quella, no? Cosa sull'occhio? Ah, un pezzo di quindi. Può essere, perché schizza ovunque. Mi alza di qua, si sporca. Questo è il pisciocola. Quel pisciocola? È il pisciocola. È un attimo. Cretino. Non ti lascio nel bicchiere. Non riesco. Bello e vola. Pisciocola vuol dire che è un po' a mischio, no? Mischio mischio. Bevi. No, bevi per forza. Se ne senti, bevi. Puttana, ma guarda che vuole. Marinda ti permette la prova della resistenza. Cioè? Ma usa i pesi. Dove stanno i pesi? Devo finire questa settimana qua, giovedì, venerdì, poi arriva luglio, sono ancora questo mese, eccomi di nuovo, finalmente abbiamo abbandonato, un attimo solo, abbiamo abbandonato Petunia. Finalmente posso dedicarmi in tranquillità. Perché qui ha
no, perché ha toccato dentro, ovviamente. Allora, dove sono sti pesi? Usa i pesi da allenamento. Allora, non trovo i pesi. I pesi. Belli. Forse sono qua dentro. Allora, i pesi forse sono più avanti. Ok. Però io avrei bisogno anche del cibo. Cacchio, sono andato in città e non ho preso del cibo. E questa ricetta, adesso te lo dico, dimmi come si chiama. Sogliola della mugnaia, vediamo. Aspetta, vado a caccia del ristorante qua. Allora, dovrebbe essere qui. Antipasti, antipasti, glucosa, pesante, dolce, frittata. Magari una ricetta nuova, può essere che non ce l'ho. Pollo, mi sa di no. Sandwich, spigola, stufato, sushi, sushi, sushi. Uova, zuppa, mi sa di no. Aspetta, antipasto, non le vuole tutte, perché sono anche mischiate alcune, che non fanno tipo ricerca. Insalata, insalata, piatto, 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 due rossi, rossi. Soufflé. Mi sa di no, magari fa parte del pasto, è una ricetta nuova. Manchi marmellata, panino, panino, pasta, 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 pizza, pollo, rustici, spigola, stufato, sushi, 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 tacos. Mi sa di no. Vignè, poi qua ci sono tutti i dolci. Cialde, cassetta, cioccolata, cioccolata, coni, crema, tutti dolci, ma mi sa di no. Solo di avere un liquido di ricette in realtà. Sorbetto, sorbetto, torta, tronchetto, no, non ce l'ho. Ah, magueca de pirantu. Aspetta, faccio prima a vederla da qui. Vado con la lettera alfabetica, perché pitanze non ne ho tanto. Con la M. Allora, con la M. Palline. Allora, qui nella prima lista non c'è. Dipende sempre da che tipo di ricetta è. Ma mi sa che sono quelle nuove. Magari le devo fare adesso, magari me le fa fare. Sushi, sale, porridge, rana, pesce, merluzzo croccante, machi, marmellata, machi, machi, ma... no, anche qui non ce l'ho. Con la M e con la S. Torta, torta, sorbetto, sorbetto, no, non ce l'ho neanche qua in lista, tra l'altro. Devono essere, allora, non della Dream Valley.
l'isola dell'eternità, sicuramente. Spiedini, salatino, ne avevano fatto un cavolo di ricette qua. Arrosto. Mi sa di no, perché come vedi non le ho fatte molte. Stufato, scala, salsicce, rapsodia. Ah, ma queca de piraruku, questa? Sì, ce l'ho quella. Cocco, due verdure e il pesce. Quello lì che trovi, questo qua, guarda, quello lì sotto. L'altra invece mi sa che non ce l'ho. Sogliola, dolci, sarà pesci, sono sopra. L'altra invece non ce l'ho. Piatti principali di pasto. Ok, figurati. Devo capire come si trovano questi. Usa i pesi. Ma in realtà io vorrei mangiare qualcosa. Dove sono questi pesi? Non ho cibo, che cazzo mangio? Queste le alghe. Mangia, mangia. Usa i pesi da allenamento. Ma dove stanno questi pesi? Saranno in giro da qualche parte. Aspetta, non sono qui. Questi sono fuochi d'artificio. Pesi in allenamento. Sono mica quelli di Gaston. Devo andare da in città a usarli. Io qui non li vedo proprio. Sono i legni. No. C'è una bella cosa, va? Andiamo a vedere se sono, si intende quelli di Gaston. Ma poi qui non ci sono piante da mangiare. Cioè devo per forza andare avanti e indietro. Così mi prendo anche del cibo. Per forza devo andare così mi prendo il cibo da mettere da parte. Saranno mica i pesi di Gaston. Andiamo a vedere, visto che sono buoni. Tutto ci prendiamo un po' da mangiare. Anzi, facciamo una bella cosa. Ma questo mi sembra più scuro. Vediamo se sono dei tronchi nuovi. Entriamo qua dentro. Carichiamo la vita. Andiamo a prenderci qualche alberello, qualche limone in giro, qualcosa. Perché mi dimentico sempre che devo anche cibarmi, diciamo. Non avevo mai visto un regno come questo. Allora, i pesi di Gaston dovrei averli qua. Questi. Ma non credo siano questi.
sono questi. Fantastici. Allora sono dentro l'accampamento per forza. Ma come sfida, che cos'è che c'è? Non ho fatto due pesci, ma completa i compiti regali, trascorre il tempo con qualcuno, la iniziale T Topolino. Nel più altro viaggio, allora potrei portarmi dietro Topolino. Me lo porto là. Ciao! Me lo porto dietro. Sempre se si può. Dai, abitante del villaggio maldestorso, quello preferito, diventa uno chef a 3 stelle. Oh, adoro le giornate. Spero che sia Topolino. Come fa, dice? Basta che abbia la lettera T, no? Ma questo è considerato Topolino o Mickey Mouse? È un problema quello. Usa i pesi d'allenamento. Io non l'ho visto in giro. Non sono esseri sacchi? Sono sacchi. Forse devo fare l'altra missione. No. Devo fare posso dire che questa è il è la cosa, diciamo, è la storia più difficile che abbia mai fatto di questo gioco, perché non trovo le cose. I pesi di allenamento dovrebbero essere questi sacchi. Non me li fa utilizzare. Ah, porca miseria. Io pensavo di andare in giro, e invece... Sei quasi pronto, ora il tuo obiettivo è trovare la... Me l'hai dati prima, che stupido. Non ci avevo fatto caso, pensavo che erano... I setti d'acqua. Sei quasi pronta. Ora il tuo obiettivo è trovare la via in labirinto, direttamente trasportando i pesi di allenamento. Ma non basta trasportare il carico, trova la strada, devi anche essere consapevole di tutto ciò che ti circonda, fino all'ultimo sasso. È per questo che nasconderò alcuni ciottoli là dentro. Ho già sfogliato tutti.
Trova il tutto e poi raggiungimi alla bandiera. Dammi un momento per preparare tutto ciò e potrai iniziare. Ah, i ciottoli però. Io pensavo quelle cose che abbiamo rotto. Da rimuovere. Vabbè, ci servivano pure i ciottoli in realtà. No, se non altro. Na 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 na, non so le parole. Na 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 na. Però è famosa quella canzone. Non mi viene in mente. Come il vento bussa. E c'è l'altro faceva dimmi, dimmi chi è. Na na na. Ok, l'abbiamo chiusi tutti. Vai. Ciao. Questo è il tempo ideale per allenarmi con il bastone da combattimento. Tesoro dell'addestramento. Orientarsi. Dai. In popolazione ti sei orientato nel labirinto e hai trovato tutti i ciottoli. Questo mi dice che hai capacità della resistenza necessaria per dare un valido contributo alla difesa. Ora ti manca solo un conto per la marcia. Fidati, aiuta a passare il tempo. Forza, usciamo da questo labirinto. Ah, qui è chiuso però. Ah, no. Aperto. Quindi anche qui si può interagire volendo. Ma no, qua al centro mi sa di no. Torno alla mula. Ciao! Spero proprio di vederti. Completare l'estramento di un difensore. Sono impressionata, hai completato tutti gli esercizi con coraggio e abilità. Queste sfide però non servono solo a allenarti, sono state utili anche per determinare dove sarà più utile. Qual è stato il tuo esercizio preferito? Mi sono piaciuti tutti, quindi ti piace la verità e la gestita bene, buona a sapersi. Ora devo andare a aiutare Mushu con il suo piano difensivo, dovresti andare a parlare con lui. Complimenti di nuovo, Lilith, la sei cavata. Sei stato di grandissimo aiuto. Ok, quindi ora dobbiamo fare questa di Mushu. Guardiano, da questa parte? Guardali, sono perfetti. Oh sì! Nessun invasore oserà oltrepassare questi fieri guardiani. Eccoli, bellissimi. Ma io ne posso avere uno da mettere non so dove? In una camera da letto? Lo farò in China? Nessun invasore oserà oltrepassare questi fieri guardiani. Ora devo solo mettere nelle loro casse e saremo pronti a sfidare tutta la Cina. Il boss. Segreto. Delle rocce bloccano la strada, ripeto, le rocce bloccano la strada. Perché non vai a controllare le tue statue di draghi? Cuccio in pensiero io e Lili. Va bene, hai ragione. Ma conto su di voi due per trovare un modo per risolvere il problema. Ciao! Sono proprio contenta che tu sia qui. Tesori dell'addestramento. Dai. Cosa sono questi? Dove li hai trovati, Lilith? In giro durante il mio allenamento. Sai cosa sono? Sì, quello che è uno dei ventagli che va quando ho aiutato a salvare l'imperatore.
E quindi una delle prese circolari con cui mi sono allenata mi hanno aiutato a dimostrare al capitano Shan che volevo davvero essere un soldato, e Mushu ha usato il respiratore di bambù quando ha tentato di aiutarmi a pescare. Quanti ricordi. Sì, e sono anche dei bei ricordi. Sarei onorato se tu volessi tenerlo in casa tua. Ah, quindi c'è stato tipo un Ok. tavolo. Tieniti lì, sarà un modo divertente per ricordarti che io e te condividiamo lo stesso tipo di allenamento. È sempre bello parlarti. Ok, anche questa è fatta. Sembra che abbiamo molto lavoro da fare, Lilith. Non volevo far preoccupare Mushu, ma questa frana è peggio di quanto pensassi. Ci sono qui io, sistemeremo le cose insieme. Giusto, diamoci da fare. La prima cosa da fare è sgomberare la strada e il fiume dai detriti causati dalla frana. È il momento di mettere in bonus tutti gli allenamenti, Lilith. Io andrò a perlustrare la zona per valutare i danni. Buona fortuna. Beh, ci si vede in giro. Allora, vai da Moon, ok, dovrebbe scattare la prossima sfida. Quindi dovrei spaccatucci qui, no? Prova, sì, questo. Allora, rimuovi. Iniziamo con le rocce. Sabbie e tronchi spezzati. Una cosa alla volta. Prima facciamo uno strumento alla volta. Ok, penso che non ci siano più rocce, non ne vedo più. Quelli sono i tronchi spezzati. Però dice che c'è un'altra roccia in giro, eh. Non la vedo. Ah, quella non l'avevo vista. Pure c'è un passato di fianco. No, sei. No, ce n'è un'altra ancora. Ma non c'era quella di prima. Per paccoli. Ok, questi sono i tronchi. Anche un pesce magari se pesca mi dà l'obiettivo. No, eh. Ok. Mi dà anche un pesce. Però mi sa che comunque papere, sì, paperino, topolino non me lo conta. Per la per il pass metti in uso la tua piccozza. E cavolo, non potevo uscirmi prima sta cosa. Allora abbiamo 20 e con 20 possiamo prendere per adesso questi. Adesivo, sai che personaggio è questo? Ah, forse è Ralph Spaccatutto? No, belli sti capelli. Li posso indossare? Metti in uso. Continua. Cambiare. Wow. C'ho le punte nere forse. Allora. Là c'è un altro da pescare, che l'ho visto da lontano. Facciamo una cosa alla volta. Però qui c'è anche un altro tronco. Ce n'è un altro. I tronchi siamo a posto. I mucchi di sabbia.
Na 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 na, come invento, però non mi ricordo il testo. Però ce l'ho in mente sta cosa. Sta canzone. Sta cosa. Ok, ce ne manca ancora un altro. Quello là. La veloce come il vento, forse a voi, non mi ricordo. Sapete, scrivetemi il testo su Twitch. Allora, torna da Mula. Perché c'è un no, come il vento. Vabbè. Lilith, la strada e il fiume sono di nuovo perfetti, grazie. Ho notato molti danni e punti deboli lungo il premierato. Il premierato, sì, vabbè, il leader. Perimetro, il campo non è preparato per l'ultima frana. Voglio assicurarmi che non succeda di nuovo. È okay. Un'ottima idea, sono felice che tu sia d'accordo. Piantiamo degli alberi per riparare alcuni dei danni provocati dalla frana. Scaverò dei buchi per i semi e lascerò depositare i semi a te. Non sono una grande giardiniera. Mi stai dicendo che devo andare a prendere i semi? Eccoti dei semi dell'albero. Ah no, pensavo che dovevo andare a prenderli. Beh, io mi occuperò di seminare e innaffiare. Rivediamoci presto! Li posso mettere dove voglio. Piante simili nell'albero negli appezzamenti di terriccio. Quindi qui, intende. Vabbè, lo metto qua. Vorrei scavare, si può? No. Negli appezzamenti di terriccio, non è qui? Non mi fa scavare. Ah, ok, sono sparsi. Ah, sono sparsi, ecco perché. Pensavo che dovevo scavarmeli io. Cercarli allora. Na na na, come il vento. Forse salirò leggero come il vento, buono, me la ricordo. Mettila di qui, adesso ce l'ho in testa ragazzi, devo appena mi esce però in un altro cartone, mi viene in mente la canzone in un altro cartone. Adesso questo, è una vita che non lo vedo Mula. Cioè mi ricordo già, mi ricordo la storia, ma canzoni. Dove sono altri buchi? Qua. Veloce come il vento. Vabbè, adesso canto solo questo, cioè non lo devo qua. Ne canto un altro. C'era anche quell'altro. Dimmi, dimmi perché. Il riflesso, e non mi ricordo neanche quella. Sto cercando l'ultimo buco. Dove sarà l'ultimo buco? Ma dai che non lo trovo. Eppure ci deve essere. Che è tutto marrone, vedo un Kansas. Dimmi perché non lo trovo. Eccolo. Vai, ci siamo, Mulan. Ecco, quando gli alberi saranno cresciuti, la strada dovrebbe essere più protetta. La mia prossima preoccupazione sono gli allegamenti. Allagamenti, come cazzo leggo? Perché sto mangiando, pensando al cibo, hai ragione, serve una soluzione.
Non preoccuparti, ho preparato un piano mentre tu facevi il giardinaggio. Prepareremo dei sacchi di sabbia e sistemeremo meglio i punti strategici. È un'ottima idea, come posso rendermi utile per creare i sacchi di sabbia mentre io trovo il posto migliore in cui metterli? Avrei bisogno di fibre, di sabbia scura, di averne raccolto un po' mentre pulivi la strada. Rivediamoci presto! Crea 20 sacchi di sabbia. Ok. Parte i sacchi di sabbia a Mulan. Tieni. Grazie, sono perfetti. Vieni con me. Li posizioneremo mentre mangio. Dove andiamo? Qua. Credo che questo sia il punto migliore per i sacchi di sabbia. Non vedo, dovrebbe volerci troppo. Ecco fatto, credo che abbiamo preso tutte le precauzioni possibili per proteggere il campo. Grazie ancora per l'aiuto, Lister, una ricetta molto valida. Immagino che la domanda sia, qual è la prossima mossa? Non so bene cosa fare, gli allievi sono andati via, il campo è protetto. Devo confessarti qualcosa. Va bene, io non sono veramente una recluta. Non lo sai, allora è perché sei qui, aspetta, sei una spia? Non sono una spia, provengo da un luogo chiamato Dream Valley. È un bellissimo villaggio con tanti abitanti fantastici. E credo che dovresti tornare lì con me. Ci sono moltissime avventure da affrontare. Sembra interessante, suppongo di avere un tempo per venire a visitarlo. E sono sempre pronta per un'avventura. Dobbiamo solo assicurarci prima che sia tutto a posto con Mushu. Rivediamoci presto! Mi assicuro che Mushu stia bene. Oddio, questo è comparso all'improvviso, queste scatole. Sono comparse all'improvviso. Guardiano, da questa parte! Va tutto bene? Tutto sotto controllo? Sei la mia salvezza, forse dovrei dire la salvezza degli draghi. Piantare alberi, sacchi di sabbia. Sì, vabbè. Ottima strategia. Quella farà una dovere creatori di disagi. Comunque, è come dico sempre, prevenire è meglio che curare. Non lo dico davvero, ma so bene, no? Ad ogni modo, possiamo fare molto di più per la prevenzione. Vuoi bloccare i possibili frane di future? Sì, dobbiamo proteggere questa strada. Le strade sono importanti. Sì, sono le artiglie della Cina. Cosa? Quindi stavo pensando, perché non costruiamo un piccolo grande muraglia per proteggere la strada da eventuali frane e fratture? Beh, ho raccolto parecchi tronchi mentre sgomberavamo la strada. Che ne pensi di una recinzione? Oh, sì! È vero, la muraglia non ho guardato se c'è nello sfondo. Per me va bene, ti occupati della recinzione, io preparerò la zona. Sono fuori? Ma i doppiatori saranno gli stessi, gira e rigira. Secondo me se li girano. Allora, facciamo prima questo. Raccogli più tronchi per costruire una recinzione. Okay. Che bello! Però la muraglia non si vede. Cioè, forse dobbiamo proprio costruirla. Niente, andiamo a raccogliere i tronchi, un po' di rimasti. Tordici. Sta costruendo qualcosa qui. Uno ce ne manca, ragazzuoli. Uno solo, ma dove sarà? Ah, eccolo. È bello questa parte, rispetto... Diciamo, le parti più del passato l'ho trovata un po' meno intuitiva in alcune zone, ma... Però è carino anche questo giro. Ma l'altro personaggio chi è? Perché non è lei? È un altro personaggio, perché nel trailer si vede sia lei che quell'altro. Uè, una sua, diciamo, nemesi. Perché c'era anche un Mulan 2, ma il Mulan 2 non l'ho mai visto. Non so di che tratti.
Nella schermata c'è lei e c'è un altro che sembra lei, vestito d'azzurro. Ma è sempre lei? Con un costume diverso? Perché nel trailer si vede... Nel trailer che ho anche messo sulla pagina mia Facebook si vede lei, Mulan e quest'altra insieme con tutti gli altri personaggi Disney intorno. Questa che c'è nella schermata col vestito azzurro. Perché non credo che, cioè, sia un personaggio unico. C'è anche la schermata iniziale, si vede lei e un altro. Potrebbe essere Mushu che si trasforma in uomo? Perché non ho visto nella schermata se c'era Mushu. L'ho mangiato. Ho già fatto caso a Mushu nella schermata. Se non che è Mushu che poi diventa uomo, non so, magari Mulan 2 diventa uomo. Ma non credo. Cioè, bello il personaggio, quello lì, quella cosa che è. Quello non è un legno. Bello questo giardino. Posiziona l'argento legno alla base della montagna. Ah, quindi per fermare la frana. Però la muraglia cinese non la vedo in sfondo, non l'hanno fatta. Coraggisci. Ferisci. Forse è la skin. Però nel trailer si vede lei un altro. Però è lei alla fine, la faccia è la sua con i capelli diversi, più corti. Ancora rispetto a questi che altri che ha su. Che insomma quelli classici. Ok, parla Mushu. Ehi, come te la passi? La recensione è pronta, sapevo che potevi farcela, Lily. Ora è il momento di... Oh, e Mulan abbiamo congedato tutti i nostri apprendisti. Le nostre statue di draghi sono pronte per essere spedite. Ma se quello è il costume, perché hanno messo... Cioè, alla fine è una skin, non è una rivelanza come personaggio. Una skin, perché hanno messo lei e quell'altra insieme? O quell'altro, non so. Accidenti, io sono impreda qualche sensazione forte al momento. Oh sì! Dovremmo mandare il segnale di che il carico è pronto per la spedizione. Credo che questa parte ti piacerà, Lily. Seguimi. Quanto tempo? Quindi la prossima è Tiana. A settembre. Allora, dov'è che è andato? Dove cazzo è andato? Me lo sono perso. Ok, via. Ok. Parla con Mushu. Guardiano, da questa parte? Che splendido momento. Sì, penso anch'io, lei e Ranocchio. Che splendido momento significa... anche perché... O lei o il cattivo. Il cattivo non sarebbe male. Il mago, non so come si chiama il nome. Però sarebbe bello anche lui. Alla fine i più iconici sono loro tre. Il cattivo, lei e Ranocchio. Il principe, chi se lo ricorda. Sì, i capelli neri, ma... Ce ne sono stati di più belli, diciamo. Che splendido momento significa... Cosa c'è? Un drago forte non ha paura di piangere. Ora aspetterò qui il carro della consegna. Perché tu non vai a vedere come se la cava Mulan? Mi dice altro da fare prima di andarcene. Ricorda, non perdiamoci di vista. Sì, ma io lo tengo a Ranocchio. Se si può lasciare Ranocchio, me lo tengo a Ranocchio, è più bello. Credici con Mulan. Ok, andiamo avanti con Mulan. È più bello avere Ranocchio che il principe. Già il principe poi ce ne saranno troppi. È come Ursula, puoi farlo diventare così o cos'ha. Quello sarebbe figo. Mi stavo solo chiedendo, avremo un posto in cui stare nella tua valle.
Sì, accompagnarsi. Accamparsi durante l'addestramento va bene, ma se restano lì un po' sarebbe bello avere una casa. Sono sicuro che piacerebbe anche a Mushu, non amo molto la mancanza di comunità. Certo, ci penso io. Arrivederci. Ma adesso la casa. Torna nella valle e posiziona. Ah, nella valle? Ma la poi io voglio spostarla di là, però. Ma Topolino è stato con me tutto questo tempo? Io non me ne sono mai accorto. Trascura del tempo con qualcuno là con iniziale T. No, sì, no, non stanno litigando. Si fanno compagnia. Ma io la posso già direttamente mettere di là? No, eh. Torno a male posizione della casa di Mulan e Mushu. Porca miseria, dove la metto qua? Io voglio andare a metterla nella parte nuova. Io vado all'isola dell'eternità. Provo a metterla di lì. Ma mi sembra più buia. Allora. Io la piazzerei. Qui esattamente, ma in che zona potrei farla? Allora, questa è zona di Atlantide, quindi è un po' dura metterlo qui. Qui volevo fare la mia zona elfi. Elfi e fate. Qui è zona Rapunzel, tutta questa zona. Questa zona qua. C'è anche il bambù. Tra l'altro, e la metto. Allora, tanto poi la sposto, no? Intanto la metto qui. Ok, devo andare alla casa e terminare la costruzione. Intanto fammi passare anche di qui, così do un'occhiata. Ma Topolino? Ok, sì. Do un'occhiata se ci sono quelle pietre di plastica. Ma non ci sono. Quindi Mushu e Mushu, sì, Mushu, Detesto la vabbè, luce quello del che è. sole. Mushu e Muna hanno la stessa casa, non hanno due case separate. Vivono insieme. Perché sarebbe stato figo il palazzo dell'imperatore. Ma credo che sia questo il palazzo dell'imperatore. Dov'è che stava? Di qua? Questo tra l'altro è la mia zona Mulan. Che poi Auguri, arriveremo. vicino! Quindi questa è la casa perfetta per la coraggiosa Mulan. Il suo piccolo guardiano Mushu. Vogliamo costruirla? Costruiamo dimora per Mulan e Mushu. Non vedo l'ora che scoprano tutto quello che abbiamo costruito. Mulan. Ok, ci lasciamo fare la casa Mulan finalmente, dobbiamo livellarla. Scatta una foto. Allora, aspetta però. Parla con Mulan. Eccoci picchia. Non sapevo fosse, cosa aspettarmi, non era questo. È davvero impressionante, il tè è Grande. bellissimo. Grazie per avermi portato qui, non vedo l'ora di iniziare a esplorare. O non dimenticare di tornare da Mushu. È un'ultima sorpresa per te, per celebrare la fine del tuo Ciao, allenamento. formiamo una grande Presto. squadra. Ok, dopo ci torneremo. Però prima.
Voglio trasferirmi lì. Dove l'abbiamo messa adesso la casa? Aspetta. Qui. Non posso trasferirmi qua, no? Devo per forza scendere al capolinea. Perché abbiamo delle cose da mettere di Mulan. Già per arredare subito. Qui farò la strada ovviamente. E ovviamente non starà, secondo me non la metto qua in mezzo la casa. Dietro com'è così. Ma potrei anche lasciarla qua così. E poi arredare il resto. Comunque c'è dentro. Curiosità. Mi sono fatta molti ottimi amici qui. Te la giusti? Wow! È aperto. Più figo. Devo pensare come arredarla. Cioè se metterla al centro o lasciarla così di lato. Aspetta, vediamo se abbiamo qualcosa alla mula. Il simbolo a mula, app, Hercules, fantasia, Cars, tanto che c'è per Disney. Aladino, la bella malefica, pirati, Lilli, la bella Pocahontas, mula, ecco. Abbiamo il banco da lavoro che qui ci serve proprio perché non ne abbiamo. Una bacinella. Un supporto per armi. E il tavolo. I'm so glad you trust me. Ah, ma parla in inglese lei. Non è stata doppiata. Quindi questo poi lo spostiamo. Poi sistemerò, c'è la strada, poi invece qualche altro. Qualcos'altro da me. Tipo anche questo. Oppure la posso mettere qua. Di lato, con dietro la cascata, però qui c'è quel cacchio di cose. E poi ci avrebbe una strada tipo cinese, vediamo chi l'hanno messa. Una pavimentazione stile China. Sentiero di pietrarnia verde. E però la prenderei così, pietrarnia dorata. Accensione. Ok, qua c'è da costruire, raghi. Costruire risorse e riandare. Okay. Non preoccuparti, non ti farò del male. Quindi facciamo un'altra cosa. Allora, questa bacinella la metto più vicina. E questo. La metto qua per adesso, poi vediamo in base. Come costruirò. Ok, qui va bene. Oh, sì, ecco. Non vedo che lì è messo a cazzo. E invece questa roccia, visto che tanto.
siepe, un albero, qualcosa. Ok. No, da questi no. Perché metto sempre le solite piante qui. Bisogna mettere qualche altro. Non preoccuparti, non ti farò del male. Ok, allora torniamo da Mushu. Una alla volta. Allora. Non c'è qui, no? Dovrebbe essere qui. Adesso arrivo. Allora, qualcuno ha scritto qualcosa? No, allora, dov'è Mushu qua? Ehi, come te la passi? In Africa, colori di draghi sono partiti per proteggere la Cina e la mia lista di cose da fare è finita. Ma io te ne abbiamo finito, Lilith. Bumula mi ha detto che tu non sei una vera recluta. Mi dispiace per l'inganno. Okay. Scusata. Forse non era recluta al tuo arrivo, ma ti sei allenata duramente. Ti abbiamo trasformato in un vero difensore. Tutto questo per dire che sono pronto per la tua valle. La tua valle è pronta per me? Riflettici. Comunque un'altra cosa. Eccoti un piccolo souvenir da parte mia per ricordarti l'inizio della nostra
leggendaria amicizia. Bene, altra cosa da mettere nel... Là? Anche Mulu ha lasciato qualcosa per te. E vistolo prenderle. Là? Dove? Dov'è la chiave? Quale chiave? La chiave, sì, per aprire lo schermo in cui Mulan ha messo... Cioè, l'avevo mentre mettevo i draghi nel carro. Poi ho lasciato il campo per accompagnarli per un pezzo di strada. Mi sono un po' perso e ho fatto una passeggiata nella natura. Deve essere caduta quella chiave, deve essere qui da qualche parte. Cercherò la chiave, Mushu, non preoccuparti. Ci vediamo dopo! Cercherò la chiave nel regno. Oh, porca miseria. No, abbiamo la terza chiave. Importantissima. Dove potrà mai essere? No. Sicuramente in mezzo ai cipressi rosa. Quindi no. C'è la spada. Dovrebbe essere di qui. Veloce come... Ah, io voglio i fuochi d'artificio. Veloce come il vento. Dove sarà mai questa chiave? In realtà questi di bambù sono molto più fighi, eh. Vediamo poi cosa ci salta fuori. Qui non c'è, quindi sarà in giro per l'altra mappa. Non è che è caduta nel pentolone. Andiamo prima qui. Cerca la chiave nel regno. Ma nel regno inteso regno nostro? Nel regno qui. Cerca la chiave di Mulan nel regno. Ma questa li posso rompere? No, sono finto così. Dove può essere questa chiave? Se qualcuno lo sa, me lo dica. Allora, qui non c'è. Qui non c'è. Lo prendiamo anche di là. Ok, mi sembra che sia qui. Però dice nel regno. Se no avrebbe detto palazzo. Qui non c'è. Ma è una cosa che si vede, devo pescarla. Come prima, che non la trovo. E caspita, potrebbe essere. Eccola, trovato. Torna da Mushu. Io voglio questi alberi da mettere là in palude, però. Guardiano, da questa parte! Sì, hai trovato la chiave, ora seguimi, così poi trovo a mostrarti lo scrigno. Ci vediamo dopo! Vai, ti seguo. Sì, è quello scrigno che abbiamo visto all'inizio. Voglio anche il gong, bellissimo.
Usa la chiave per aprire il suo lo scrigno. Trasferisci. Guarda, una vera spada di difensore da appendere al muro. È una specie di certificato super impressionante per aver terminato il tuo addestramento. Congratulazioni, te. Adesso andiamo in quella valle. La grande muscia è pronto. Quanto tempo? Ok. Quindi questo lo posso aprire. Ah, ok, è una cosa da mettere comunque in casa. Non la posso mettere in giardino. Come volevo metterla io. Ok, torna a Dream Valley con Mushu. Dov'è Mushu? Ah, però Dream Valley dice. Anche se io Mulan la voglio fare di qua perché è già tutto verde. Ti diamo il benvenuto, Mushu. E qua di Mushu nella valle. Ascolta le mie parole. No, stavo solo scherzando. Hai un secondo? Ehi, questo posto è bello, mi sembra quasi di esserci già stato. Posso già vedermi ben sistemato qui. Mi mostrerai tutto vero, perché forse non lo sai, ma sono piuttosto timido. Ah, scherzo, faccio amicizia con molto velocemente. Sono molto orgoglioso di te. Ok, allora non ci resta che vedere questo topolino. Completa, trascorrere il tempo, completa dei compiti, diventa uno chef, metti in uso la tua picozza. Allora, però prima vorrei che finisse tutto prima, così mi porto dietro Mushu. Allora, intanto mettiamo in ordine la nostra forza. Questo posto poi mi sembrerebbe tirare su delle gemme. Non qui, ma nell'altra valle. Magari non lì. Na na na, veloce come il vento. Sarò na 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 na. Ok. Il tavolino è con me, sì. Tanto che aspettiamo il tavolino, due colpettini al... le rocce le vediamo. Spero che facciano una città futuristica, così almeno queste navicelle non si possono vedere là. Questa qua è la zona di Atlantide. Non ha senso. Thank you.
questo l'abbiamo fatto. Dedica alla creatività. Un abitante di casa non è il suo regalo preferito. Vediamo. Animo pesce, tutto quello che è. No, però forse c'era. Ovviamente non c'è assolutamente niente la tua piccozza. Dedica la verità. Davanti al villaggio maldestro. Lontano l'obbligo, compete. Personaggio maldestro. Maldestro. Cosa vuol dire? Telefono. Maldestro. La smemorina. Potrebbe essere maldestro. E smemorina. Frozen Anna Olaf Christ. Allora, Tiffany mi ha detto che non è Olaf, che non è Topolino e che non è Stitch. Maldestro. Oh, Oswald. Se non è Paperino, ma il resto chi è? Potrebbe essere Wally. Perché Ivy è quello depresso. Allora, aspetta. Paperino. Addio. Beh, chi lo sa? No, allora non è la pubblicità. La pubblicità si spam. Adesso cosa vuol dire disordinato? Sì. Che non guarda quello che fa. È maldestro. Ma che potrebbe essere un maldestro? Una persona che. No, sto pensando qui. Maldestro, qua. Gaston? Non credo. Questo neanche. Neanche. Questa è depressa. Anche Gaston può essere di. Dici? Maldestro, sì. E qua dice, dai, un abitante del villaggio maldestro il suo regalo preferito. Può essere maldestro. Che non guarda quel che fa, fa il caso. Tempo fa. Perché non è Paperino. Uno si vuota. La smemorina potrebbe essere. Una fata di Cenerento. Smemorina smemorata. Smemorata ci ricorda le cose. Questa non lo so. No. Questo non è. Non credo nessuno di loro sei. Gaston non si dimentica le cose. Non è che questo non se le dimentica, è che fa le cose tanto per fare. Cioè, Merlino? Volte... No, il mago Merlino. Può essere maldestro. Pippo. Pippo è maldestro. Un stupido. Un cane. Non so più. Loro Beh. Due non credo. Secondo me è Pippo. Prova. Maldestro, stupido. Ma il cane è mio, è stupido. Ma Pippo non è un cane. Sì, vabbè, però lo posso fare. È voluto cos'è? Perché uno cammina con le zampe e l'altro no? Test, c'è.
è un altro tipo di cane, hai capito? Però io ho sempre fatto più verso l'umano e l'altro più verso l'umano. Questo villaggio è diverso, ma mi ricorda casa mia. Vabbè, comunque mi proverei con Pippo. Prova Pippo, se no con l'altra ragazza. Diventa uno chef a 3 stelle. Ok, cuciniamo. Facciamo prima questo. Non trovi che l'estate sia meravigliosa? Devo andare avanti con la storia. Però ci sono i piatti, lo stesso. 3 stelle. Dei piatti a 3 stelle. Però qui dice diventa chef a 3 stelle. Okay. 3 stelle. 2, 4, 1, 2. Questo vai. Dai, però non c'ho abbastanza ingredienti. Meglio di no, aspetta, cambiamo. Questo no, un'altra 3 stelle, questo. Quanto ci vogliono le verdure, quindi. Vediamo se va bene. Ce ne sono 3 però. Devo rifarlo. Che succede? Si è bloccato. E sta cucendo. Si è bloccato. Mi basta lì così. Niente. Schiacciare tutto, ma è già la seconda volta. Chiudi e riapri.